Ringrazio, ma i complimenti vanno girati alla squadra perché oggi più che mai, dopo una brutta sconfitta, una brutta prestazione di domenica a Catania, era importante vincerla. Poi abbiamo avuto subito l'episodio del gol a sfavore, lì ci siamo compattati ancora di più e l'abbiamo ribaltata. Oggi magari non è stata una grande prestazione a livello tecnico, abbiamo sbagliato tanto, tutti. Ma la squadra ha dato una prova di grande compattezza e di forza proprio d'animo, si è aiutata dal primo all'ultimo minuto, sia chi ha iniziato sia chi è entrato. Quindi di buon auspicio per il campionato. No, no, cioè io cerco di dare il mio contributo e di aiutare i miei compagni, perché comunque arrivo in un gruppo che ha già dimostrato di essere autoritario e di essere importante per la categoria. Cioè, non arrivo in un gruppo che si deve salvare, arrivo in una società ambiziosa, un gruppo ambizioso. E quindi cerco di dare il mio contributo per arrivare agli obiettivi prefissati. No, beh, io ho giocato poco, lì sono stato veramente bene e conservo un gran ricordo di città e tifosi e compagni. Ma per un giocatore è importante sentirsi vivo, sentirsi coinvolto. Magari quest'anno le scelte erano diverse, quindi ho preso questa decisione, ma senza rancore, senza niente, spero di fare bene qui a Trapani. No, io personalmente sono contento perché sono abbastanza indietro di condizione perché non giocavo da tanto, quindi approfitterò della sosta per aumentare la mia condizione, migliorarla. Normale, essendo dietro, noi vorremmo sempre giocare per recuperare il gap dalle prime, però come tocca a noi questa volta, toccherà anche alle altre. Abbassiamo la testa, non guardiamo la classifica e giochiamo partita dopo partita.